Allora ci abbiamo creduto tutti, eh? Si era creata un'atmosfera, un momento particolare in cui eravamo convintissimi di portare finalmente a casa questa vittoria. Io ci credo ancora, al di là. Questa vittoria, questa tappa parziale, diciamo così, toglierci la soddisfazione di batterli intanto, no? Sì, sì, sicuramente la cosa positiva è vedere la squadra nostra un po' delusa negli spogliatoi, quindi vuol dire che è una squadra che ci crede, che adesso pensa di poter fare questa impresa. Una partita giocata bene, a grossi ritmi, poi loro hanno fatto due grandissimi gol con due giocate individuali, due tiri, che purtroppo hanno tanti fuori classe e ci stanno queste cose. Noi purtroppo sul 2-1 abbiamo sbagliato due o tre contropiedi per poter chiudere la partita e poi magari il tiro ma prendeva la traversa, purtroppo è così, però va bene, sono contento. Non ho nemmeno messo il portiere di movimento perché comunque sono tranquillo di potermela giocare lì. Poi quello che succederà, succederà, però sono veramente contento dei ragazzi. Senti, dal punto di vista tattico è andato tutto come avevi previsto. Anche questo pressing pazzesco loro dei primi minuti, forsennato. Beh sì, lo sai Massimo, noi ci lavoriamo su queste cose, anche il gol sul calcio d'angolo era una cosa che noi avevamo visto che loro soffrivano nella loro difesa. Sì, l'abbiamo preparata bene, non abbiamo fatto benissimo sul possesso di palla, però sicuramente ci sono anche loro che non sono gli ultimi arrivati, insomma. Senti, collettivo senz'altro, però ci sono uomini che nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi hanno fatto una metamorfosi pazzesca. La partita oggi di Ivo è stata molto molto buona, è stata forse la migliore in assoluto. Ma Ivo, sai, Ivo è un grande portiere. Il problema di Ivo, abbiamo sempre detto, lui viene da un campionato sicuramente di basso livello, giocando con una squadra più forte del campionato. Quindi lui certi ritmi di allenamento, la velocità del tiro che hanno nel campionato italiano, aveva bisogno di un adattamento normale che ha un giocatore che cambia ritmi, che cambia campionato, che cambia compagni, che cambia modo di allenarsi. Però sicuramente è un portiere che, se lui sta bene, se fosse stato in queste condizioni da sempre, che è una cosa impossibile perché è arrivato soprattutto sovrappeso e tutto, sicuramente non avremmo fatto ottavi ma magari avremmo fatto terzi, quarti. Anche qualche altro uomo in crescita di condizione, tipo Nicolodi. Sì, ma sai, ce lo dicevamo quando le cose andavano malissimo, la testa in questo sport fa la differenza. Nei momenti di pausa, e tu eri presente, abbiamo cercato di lavorare proprio su questo fatto, per fargli riprendere questa fiducia, questa allegria di giocare, e adesso i frutti si stanno vedendo. Ce la giocheremo anche là sicuramente.